il numero potrebbe dare un vantaggio a Decona, ma come cavalli siamo lì, anche se Guzzinati decide di non partire. Macchina che va, Giampaolo Minucci al comando, in un metro sta passando anche il numero 6 Gambit B. Gambit B al controllo delle operazioni, vediamo chi sarà il primo a presentarsi su Gambit B. È Giampaolo Minucci con Dionisio Gas che si presenta per primo su Gambit B, il quale però dice che non si passa e quindi Dionisio Gas si mette secondo alla corda, terzo rimane il numero 3 Gilan Carre, in quarta posizione va a mettersi Daniela Nomili con Decon AA e poi di dietro in ultima posizione Francisca Cage. I cavalli hanno percorso i primi 400 in 26,2, intanto dalle retrovie avanza Faggio Olze con Daniela Nomili che resta lì e quindi non va ad anticipare, al comando è il numero 6 Gambit B nei confronti del numero 1 Dionisio Gas, all'esterno avanza il numero 5 Faggio Olze, poi seguito dal numero 7 Francisca Cage, è rimasto imbottigliato il favorito, addirittura adesso si è agganciato praticamente Decon AA, finora non è riuscito ad andare a correre, adesso sta cercando di prendere una schiena improbabile, al comando è il numero 6 Gambit B, secondo alla corda è Dionisio Gas, terzo è il numero 2 Daimler AS, poi Decon AA che è finito in fondo al gruppo senza poter correre. I cavalli sono sull'ultima curva, al controllo è Gambit B nei confronti di Dionisio Gas, viene via in terza ruota Gilan Carre, di dentro è il numero 4 Decon AA, si entra in retta d'arrivo, controlla la situazione il numero 6 che poi all'esterno c'è Dionisio Gas e poi il numero 2 Daimler S e poi Dionisio Gas che va a passare Giampaolo Minucci, va a vincere facile in 1:13:03 Giampaolo Minucci e se ne va a vincere con il numero 1 Dionisio Gas nei confronti di Gambit B, terzo è il numero 2 Daimler S, solo quarto Decon AA che praticamente non è mai andato a correre. Tempo a chilometro del vincitore 1:13:03.